Allora, ringrazio a nome di Eurispes tutti i partecipanti. Io sono Riccieri, il segretario generale. Accanto a me ho il direttore del comitato, il presidente del comitato scientifico di Eurispes, poi la direttrice della ricerca, Susi Montante, la mamma di questo rapporto che oggi presentiamo, e il mega presidente. Siamo veramente contenti di poter fare questa presentazione in presenza oggi. È uno scenario nuovo che riprendiamo con grande, grande piacere. In queste due brevi parole di introduzione, noi abbiamo sempre posto in prima battuta lo scenario delle attività internazionali che fa Eurispes. Vorrei sottolineare, senza fare l'elenco esaustivo che si trova ben evidenziato sul sito dell'Eurispes, ufficiale dell'Istituto, ecco, vorrei evidenziare due o tre passaggi che ci aiutano molto a comprendere il tipo di attività che svolgiamo e l'arricchimento che essa porta nelle nostre valutazioni e proposte. Il primo elemento riguarda il fatto che con molta soddisfazione nel 2001 Eurispes è stato confermato nell'elenco siglato negli Stati Uniti fra i 150 migliori istituti indipendenti del mondo. Questa parola indipendenza è molto molto importante ed è il segno della grande esperienza, sacrificio, fatica quotidiana del presidente Faure. È un riconoscimento internazionale che ci fa veramente onore. Il secondo elemento che vorrei sottolineare è che nel costruire rapporti con accademie e istituti di ricerca, riceviamo molti input e diamo a nostra volta molti, input e suggerimenti. Nel tempo questi rapporti si consolidano ed hanno consentito di allargare la presenza degli esperti internazionali dentro il Comitato Scientifico di Eurispes. Nel 2001 abbiamo avuto l'ingresso di esponenti accademici della Turchia, della Francia, della Spagna, del Sudafrica, della Gran Bretagna e della Cina. Ripeto, è un modo in cui costruiamo rapporti basati sul dialogo, lo scambio di valutazioni e riceviamo molti suggerimenti importanti per qualificare la nostra attività di ricerca. Proseguono le attività delle nostre osservatori e laboratori. Sul piano internazionale abbiamo un osservatorio sulle politiche internazionali specificamente dedicato alla tutela e alla comprensione degli interessi dell'Italia nel quadro internazionale che è presieduto dall'ambasciatore Massolo. Poi abbiamo il laboratorio Europa presieduto da Cedrone, il laboratorio sui BRICS. Si sta formando un laboratorio sulla sostenibilità, che sarà diretto da un membro del comitato scientifico, di Eurispes, il professor Zucca, che è qui in sala, e sempre con molta sfaccettatura sulle pratiche internazionali, il laboratorio di Luca Danese, coordinato da Luca Danese, sulle infrastrutture e trasporti, eccetera. Altre iniziative organiche, vedo qui il consigliere Tartaglia Polcini, riguardano la lotta alla criminalità, alla corruzione, che ci hanno portato ad avere grandi rapporti a livello internazionale. Voglio dare proprio un flash per capire, cosa significa la costruzione di questi rapporti.
Il primo è nella nostra collaborazione, siamo stati coinvolti in una collaborazione con l'UNESCO. L'UNESCO ci ha posto il problema della rivoluzione digitale, il condizionamento della nostra società, il capitalismo di sorveglianza, eccetera. Però ha raccomandato di lavorare sui codici etici che devono guidare le leggi, i regolamenti nel sistema digitale. Ecco, da lì abbiamo per esempio sviluppato una ricerca per capire quali sono gli stati che hanno approvato dei codici etici. Quindi noi troviamo nello scenario tantissime raccomandazioni, ma solo 3 stati al mondo hanno approvato codici etici con forza di legge. Quindi sono stati in cui i processi della rivoluzione digitale, quindi uno dei cambiamenti di fondo, prende questa connotazione, cioè si basa su dei principi etici. Speriamo che anche in Italia, con cui abbiamo diversi contatti anche col Ministero, abbiamo fatto delle riunioni in comune, si acceleri il processo in questa direzione. Con l'Accademia delle Scienze Sociali Cinesi, per esempio, in questo caso siamo stati noi a dare un input, hanno cominciato a fare un rapporto sull'Italia che chiamano il Libro Blu, in cui partecipano esperti italiani per spiegare il nostro sistema a loro. Hanno da una parte il rapporto Eurispes e dall'altra hanno cominciato a sviluppare il loro rapporto che ci mandano e a cui partecipiamo regolarmente, a cui partecipiamo insieme. Un altro elemento molto interessante riguarda tutto nel tema sociale. Ci sono arrivati input in particolare dagli Stati Uniti a considerare il problema della precarietà sociale, dell'incertezza sociale, come un fatto di fondo della società e ad affrontarlo nell'effetto finale che produce, cioè la precarietà esistenziale. Loro stanno promuovendo iniziative di psicologia positiva, di approccio positivo, eccetera, perché altrimenti quando un giovane vive una situazione di precarietà, si chiude in se stesso, non fa più famiglia, non crede più alla politica, non partecipa, si auto-esclude dalla società. Un ultimo esempio riguarda la situazione nel Mediterraneo. Abbiamo un ottimo rapporto con il centro di Marsiglia, che è un centro fino a luglio scorso era della Banca Mondiale ed oggi è un centro delle Nazioni Unite. Abbiamo collaborato, grazie anche a un'indicazione del Ministero degli Affari Esteri, con il gruppo di esperti per analizzare le politiche sul Mediterraneo e quindi il ruolo che anche l'Italia può svolgere. E alla fine il messaggio che la Banca Mondiale ha dato è che l'area mediterranea ha 1000 limiti. Noi siamo abituati a vederla come un mare nostrum, invece non è un mare nostrum. Non è un'area regionale riconosciuta dalle Nazioni Unite ed è fra le aree regionali del mondo la meno integrata. Quindi la Banca Mondiale e oggi le Nazioni Unite ci suggeriscono di lavorare sull'integrazione, la circolarità, la mobilità circolare dei giovani. Sta nascendo un progetto in questa direzione. Concludo questa breve presentazione con questa mia riflessione personale. Nel sito di Eurispes c'è scritto con molta chiarezza: la ricerca è un bene comune, un valore da condividere. Tutti i membri del comitato scientifico vivono positivamente questo impegno. Quindi è la comunità scientifica senza confini, che ha uno spirito universale, che lavora per creare situazioni di dialogo, di pace e di confronto.
Ora, mentre vi parlo, c'è la situazione della guerra, cioè c'è gente che sta morendo in questo momento per una guerra assurda, orribile, come tutte le guerre. Cioè. Allora, con i membri del comitato scientifico della Federazione Russa e con le università, ci siamo domandati come dobbiamo comportarci, ne abbiamo discusso anche nel comitato direttivo, e di fronte alle loro manifestazioni di mantenere la coerenza con questo impegno di spirito universale per la pace, abbiamo deciso di mantenere aperti i canali della collaborazione che continua. Siamo contenti che anche altri istituti con cui interloquiamo hanno fatto la stessa scelta, istituti dell'Università tedesca di Francoforte, di Berlino, l'Istituto olandese della qualità sociale, eccetera. Il problema è che questi hanno anche pagato molto. Cito per tutti il caso del professor Gromyko, che dirige l'Istituto per l'Europa, l'avete letto sul giornale. Lui appena ha dichiarato che ci sono vie alternative alla guerra, eccetera, è stato immediatamente espulso, eccetera. Noi continuiamo a mantenere il canale aperto di collaborazione. Credo che la loro chiara adesione ai nostri principi di dialogo e di costruzione di pace sia ci porti a mantenere questi canali aperti come un dovere etico. Ecco, questo è prima ancora che scientifico. Il giorno che la comunità scientifica rinuncia a questi principi non è più tale. Questo è il succo del discorso. E chiudo con una riflessione che facevo ieri con il presidente, eccetera. Un richiamo storico. Nel Settecento c'erano continuamente guerre di questo tipo. È stato chiamato il secolo delle guerre. Però nello stesso tempo c'era una comunità che parlava dei lumi della ragione e diffondeva i lumi della ragione al di sopra dei confini, fra i popoli, e sono quei principi che tuttora guidano i nostri sistemi democratici e così via. Io credo che noi dobbiamo, come Eurispes, continuare a lavorare come questa comunità del Settecento che ha dato indirizzi fondamentali su cui speriamo di costruire occasioni di pace. Grazie a tutti e la parola adesso al direttore professor Mattiacci. Grazie Marco, buongiorno. Grazie. Buongiorno a tutti. Di questi tempi ho sentito molti incontri del genere che si aprono con un dove eravamo rimasti. Ed è in effetti una domanda molto sensata. È acceso, si sa. Una domanda molto sensata. E noi presentiamo qua un volume che mi piace ricordare sempre. È in leggera controtendenza con i tempi. I libri sono i mattoni del pensiero e questo è un bel mattone di pensiero. E questa ci teniamo a sottolineare che è una scelta che facciamo, una scelta ponderata e voluta, per un semplice motivo, che questo è un momento nel quale persone come voi che siete qui sentono la necessità di pensare, di fare pensiero. Il pensiero ha un ritmo lento e allora noi aiutiamo questo ritmo lento dandovi un bel mattone pesante che aiuta a non correre. Fuori di battuta, due parole per illustrarvi questo lavoro. Marco faceva riferimento al mestiere di ricercatore. Tutti noi che lavoriamo a questo rapporto siamo ricercatori, alcuni più direttamente impegnati in Eurispes, altri li andiamo a ricercare nelle università, nei centri di ricerca, nel mondo delle istituzioni, della produzione, per aiutarci a fare poi un mestiere che è quello di porci domande, non di trovare risposte. Diceva Heidegger che l'essenza dell'uomo ha forma di domanda e noi su questo dobbiamo sempre, incastonare il nostro mestiere.
Ci poniamo domande in questo rapporto tenendo i piedi per terra, cioè osservando la contemporaneità, la quotidianità, ma sapendo che la quotidianità delle volte può essere ingannevole, perché spesso magari alza un polverone, un evento grande come la guerra, alza un polverone e coinvolge tutto il nostro pensiero emotivo, lì impedendoci però col polverone di vedere un po' la silhouette delle cose, di capire quale sia il film, la narrativa di ciò che ci sta succedendo. Allora, primo passaggio che vorrei fare è quello di invitarvi un momento a riavvolgere il nastro del tempo, a vedere, a cercare di capire insieme quale sia il film del 2022. Se noi torniamo con la mente solo agli inizi di questo ventunesimo secolo, vediamo che il ventunesimo secolo si apre con una grande crisi, l'attacco alle Torri Gemelle, l'emersione del turismo del terrorismo internazionale, che è una crisi non ancora risolta, che sta lì. E poi nel 2007-2008 viene la crisi della finanza privata. Scopriamo che l'economia privata si è completamente finanziarizzata. Una cosa che sapevamo già da tempo, ma non così tanto. In quegli anni lì qualcuno si è preso la briga di andare a misurare e scoprire che l'economia finanziaria è un rapporto di 14 a 1 con quella reale, cioè con la produzione di beni e servizi. Non lo sapevamo prima. Nel 2010 vanno in crisi i debiti pubblici, che comincia ad andare di moda a chiamare debiti sovrani, e lì la politica comincia ad andare un po' sotto scacco della finanza, perché nel momento in cui i titoli di Stato entrano negli algoritmi dei grandi fondi di investimento speculativi mondiali, di là dall'oceano, i giochi cambiano. E poi le primavere arabe, che levano il tappo a quello che sarà, a nostro avviso, uno dei problemi perenni del prossimo futuro, cioè l'immigrazione. Noi, chiusi nel nostro ombelichismo, ci dimentichiamo che siamo pochi, non giovanissimi, e che là sotto, e molto ricchi, e che là sotto ce ne sono tantissimi, molto giovani, e che hanno fame. E poi non è finita. La Brexit. Ricordate lo shock, l'idea per la prima volta che l'Unione Europea potesse chiudere i battenti. Ora è superata, anche brillantemente, grazie a Dio, ma c'è stato un momento in cui questo l'abbiamo temuto. E poi, 2019, l'anno più caldo di sempre da quando esistono misurazioni affidabili. Nel 2020 il Covid, adesso la guerra. Allora, che cos'è questo film? Io tanto sono contento che a livello media si è smesso di dire beh, vediamo la luce fuori dal tunnel, no? È una metafora sbagliata, le metafore sono importanti perché aiutano il pensiero, no? Ma dire che c'è la luce fuori lì in fondo al tunnel è sbagliato perché non c'è il tunnel, semplicemente. Cioè, non è quella la metafora giusta, no? Allora, qui è quello che stiamo vivendo da tanti anni. Non sono sfortune, sono degli eventi critici che ci dicono che qualcosa non è più come prima. Non sappiamo ancora come sarà, siamo fra un non più e non ancora in mezzo. E sono eventi che sono spesso imprevedibili, comunque che hanno effetto sistemico, cioè che coinvolgono direttamente e indirettamente tutti quanti, solo parzialmente risolti, ma più irrisolti che risolti, e quindi possono anche cumularsi, e che sono sempre più vicini nel tempo. L'1-2 di questi ultimi anni, tutti lo abbiamo, quando è scoppiata la guerra, eravamo tutti scaramanticamente convinti che non sarebbe scoppiata la guerra. Quando è venuta fuori questa tragedia, è stato come? Ma come? Ci stavamo appena per riprendere e adesso di nuovo? E per cui questo è il film. Non c'è da essere né pessimisti né catastrofisti, semplicemente oggettivi, di registrare una sequenza di cose che evidentemente in modo più o meno razionalizzato, più o meno consapevolizzato, entra nella testa di tutti noi, degli italiani, che siamo sempre di meno, la popolazione diminuisce, che siamo sempre meno adolescenti, diciamo così. Siamo, insieme a tutto il mondo occidentale avanzato, una quota di popolazione che cresce di età, e quando si cresce di età si è forse un po' meno baldanzosi verso il futuro,
E tutto questo genera anche una risposta emotiva, cioè la sensazione di una progressiva perdita di controllo sulla realtà. Questo fatto, secondo noi, va tenuto in considerazione perché è una determinante emotiva di tutto quello che accade, delle scelte che facciamo, perché poi in definitiva siamo persone, siamo esseri umani, possiamo aver studiato quanto vogliamo, possiamo avere ruoli importantissimi, decisionali, però alla fine, viva Dio, la paura è paura, la gioia è gioia, il sonno è sonno, la fame è fame, eccetera, eccetera, siamo esseri umani. Quindi questo sentiment, diciamo, per usare qualche parola che va un po' di moda, un po' timoroso, un po' difensivo, è uno dei fil rouge che rintracciamo nel paese. È una delle letture di questa sequenza. La seconda lettura si chiama cambiamento. Allora, in italiano esistono 20 parole per esprimere il concetto di cambiamento. Siamo una lingua ricca, bella, molto sfumata, eccetera, ma se ci sono parole per dire delle cose, un motivo c'è. Quindi il cambiamento può essere tante cose, può essere visto da tanti punti di vista. Questo cambiamento che stiamo vivendo noi, perché tutti noi che abbiamo più di 20 anni riconosciamo che molti aspetti della vita non sono più come prima, lo è la politica, non ci sono più i partiti di un tempo, non ci sono più le forme di rappresentanza che funzionano di un tempo, lo è l'economia finanziaria ha tutt'altra testa dell'economia reale e anche tutti altri numeri. Ormai cominciamo a misurare certe imprese col metro dei trilioni di dollari. No, che sembrano i soldi di zio Paperone, no? Quelli gli spaventiliardi di dollari. Queste, quanti sono un trilione di dollari? Patrimonio personale di alcuni, Elon Musk, 220 miliardi di dollari. Ma in che mondo viviamo? Un mondo che è cambiato. E allora, la parola che secondo noi denota meglio il cambiamento che stiamo vivendo è forse un po' abusata, ma è quella, è discontinuità. Che cos'è la discontinuità? Una cosa molto semplice. Il bruco è la farfalla. La farfalla è un bruco che ha vissuto una discontinuità, cioè che comincia a vivere su un piano esistenziale completamente diverso da prima. Prima strisciava, mangiava le cose che trovava lì giù, aveva i nemici e gli ostacoli che c'erano lì giù. Quando comincia a volare, ha un piano esistenziale completamente diverso. Ha nemici, alimenti, contesto di vita completamente diverso. Ecco, noi siamo in questo tipo di situazione. Ed è chiaro che in questo tipo di situazione dobbiamo imparare a fare cose nuove. La pandemia, da questo punto di vista, detto con rispetto enorme per chi ne ha patite le conseguenze, però ha fatto fare a questo paese un salto in avanti nella digitalizzazione che avremmo fatto in almeno 10 anni. Penso all'istruzione, in primis. Quindi abbiamo cominciato a imparare le cose nuove. La seconda cosa è che bisogna adattare delle regole, delle cose di prima al contesto nuovo. La farfalla non dimentica di essere bruco, però si guarda bene intorno per fare il lavoro di farfalla. Quindi in gran guazzabuglio, un po' come diceva Manzoni, no? E noi lo abbiamo osservato qui con il, diciamo, quello che è l'apparato metodologico che caratterizza Rapporto Italia e lo distingue da altri lavori di questo tipo, cioè il fatto di scegliere 6 chiavi di lettura, 6 dicotomie le chiamiamo, che leggiamo fra le tante possibili, non sono né le più importanti né le più giuste, sono alcune che ci sembrano importanti fra le molte possibili, facendo un'indagine demoscopica sul paese, su una quota di popolazione rappresentativa. E abbiamo avuto più di 2000 interviste complete nel sondaggio e poi raccontando con le schede fenomeniche tanti aspetti della realtà. Rapidamente vi dico cosa troverete qui dentro, le dicotomie. Le dicotomie le raggruppiamo sempre in base alle 3 parole chiave del nostro lavoro, politica, economia, società.
nella politica abbiamo una dicotomia chiamata continuità-frattura, dove parliamo della legge fondamentale che regola il patto civile degli italiani, la Costituzione. Abbiamo due amici costituzionalisti che ci hanno aiutato, e dove parliamo di tutte quelle che sono le sfide che la carta fondamentale del nostro paese deve affrontare per rispecchiare il nuovo paese discontinuo, per rispecchiare la vita della farfalla. Quindi non è solo un fatto di aspetti istituzionali, politico-istituzionali, no, qui entriamo nella vita. Temi come il fine vita, come il concetto di stesso di famiglia, che fanno parte della farfalla, possiamo essere d'accordo o meno, ma fa parte del mondo della farfalla, dovranno essere recepiti dalla Carta Costituzionale. E questa dicotomia è il saggio di riferimento di Scetta con grande ampiezza su tutti questi problemi. Poi, parlando dell'internazionale, il secondo saggio di tipo politico, presenza-assenza. Chi è il paese nel mondo? Nel mondo che ci è più vicino, il Mediterraneo, quello che ci è più distante ma ancora più vicino, gli italiani nel mondo e le generazioni che seguono, e poi gli altri paesi. Poi abbiamo due dicotomie, due saggi che parlano della società. Il primo, arretratezza modernità, una riflessione filosofica su questi due concetti. Quante volte sentiamo dire, il paese è indietro, il paese è arretrato, dobbiamo modernizzarci, no? Ed è utile, vi dicevo prima, è un tempo questo in cui abbiamo bisogno di pensiero e i filosofi ci danno una mano. Qui abbiamo un eminente filosofo che ci ha aiutato a riflettere su questi due concetti, invito veramente tutti a leggere e a riflettere sulle parole che ci ha regalato. Ordinario e straordinario. Facevo riferimento prima al fatto che la pandemia comunque ha agevolato, se non la digitalizzazione del paese, perlomeno il grado di comfort che una gran parte della popolazione del paese ha con il digitale. E ricordo che il digitale viene da dito, digito, quindi è una cosa anche molto fisica. E quindi a molti di noi, io tante volte sento delle persone che dicono vabbè, io ho capito, magari guardando il figlio che smanetta con questi affari, dice ho capito che io sono fuori gioco, eccetera. Che non è una cosa giusta da dire. Non siamo fuori gioco, siamo tutti in gioco. Non esiste un digital divide. Io vedo qui tantissimi che non resistono alla tentazione di avere in mano il cellulare, perché siamo radicalmente cambiati, no? E questo va tenuto in considerazione. In questo saggio disegniamo questo mondo nuovo, che non è più un mondo che dicotomizza il reale dal virtuale, è un mischione, dove siamo tutti quanti. Infine, le due dicotomie, i due saggi sull'economia. Il primo, moneta, un componente del nostro comitato scientifico, che è un economista monetario di grande valore, ci ha regalato questa sua riflessione sulla moneta, che ci fa capire come la moneta, oggi si parla tanto di criptovalute, no? E credo che dicendo criptovalute la prima reazione emotiva di tutti sia un grande punto interrogativo. Che cos'è? Come funziona? La seconda, ma ci si fanno i soldi? La terza, ho paura, perché ciò di cui non sappiamo ci mette paura. Eppure è un grande protagonista. Sta cambiando il concetto di moneta. E attenzione, quando cambia il concetto di moneta, cambia un asse portante dell'organizzazione sociale, non solo economica, di una collettività. Il sovrano ci mette da che mondo è mondo la propria faccia sopra la moneta. E quando la moneta cambia, si digitalizza, esce dalla sfera del controllo dell'autorità politica nazionale, che succede? Questo saggio ci fa vedere la moneta in questa prospettiva sovranazionale. È una delle cose che ci aiutano a dire questo paese nel proprio progresso di questi anni è un paese sempre meno chiuso nel proprio perimetro alla Vestfalia, insomma, nazionale, sempre più necessariamente connesso fuori. Ultimo, non per importanza, il saggio che ci parla del metaverso. E anche qui, insomma, chi, diciamo, nei salotti o a cena non si sente in dovere di parlare un po' del metaverso, ma chi sa che cosa sia? Metaverso è un prodotto aziendale, semplicemente. È come la Golf per la Volkswagen, tutto qui.
è un prodotto aziendale che non sappiamo nemmeno se avrà successo. No? Ma è stato fatto da una grandissima corporation americana, che tutti conosciamo e tutti frequentiamo, è stato fatto da americani che sanno far brillare molto bene in comunicazione le cose che fanno, quindi è una cosa che sembra ad oggi appare molto più grande di quella che è in realtà, ma il punto vero è che non sappiamo se sarà un successo o un fallimento, perché è un nuovo prodotto lanciato sul mercato. Ce lo racconta qui una collega del Politecnico di Torino che insegna intelligenza artificiale, che studia l'intelligenza artificiale, che ha fatto parte di quel gruppo che hanno scritto la strategia italiana per l'intelligenza artificiale per conto del governo, un documento che temo qualche parlamentare non abbia letto e che mi permetto di dire a tutti voi che se siete qui avete curiosità verso il futuro, mi permetto di dire leggetelo, se non altro per fugare delle paure che tutti abbiamo sull'intelligenza artificiale. Ma l'intelligenza artificiale è un qualcosa che sarà prepotentemente presente nella nostra vita futura, migliorandola. Questo saggio ci parla di questo, migliorandola, e di cui quindi, come tutte le novità, forse abbiamo un po' paura, ma forse conoscendola avremo meno paura. A corredo, dicevo, ci sono tante schede fenomeniche. Noi con le schede fenomeniche raccogliamo veramente tanti segnali. Ripeto, ne trascuriamo molti, ma ne prendiamo alcuni. Per esempio c'è una scheda dove cerchiamo comunque di raccontare il paese che va avanti e che cambia. Ricordatevi la farfalla, noi miriamo lì, alla farfalla. E quindi per esempio c'è una scheda, adesso ne cito qualcuna così, sulla diversity e inclusion in azienda, che è una cosa che non nasce qui in Italia, ma nemmeno in Europa, ma che oggi è diventato un imperativo categorico nelle organizzazioni, e lo sarà sempre di più. C'è una scheda per esempio che ci racconta delle dimore storiche, del patrimonio culturale privato italiano, le ville di famiglia, che è straordinario, che fa numeri quasi comparabili al patrimonio pubblico, e che però è misconosciuto. Sì, ho finito. C'è un'altra scheda che ci racconta gli investimenti diretti esteri italiani. Quando diciamo, oddio, la globalizzazione, ci si mangiano, beh, mica è tanto vero. Ci sono tanti esempi di aziende italiane che fanno l'esatto contrario, che portano l'Italia nel mondo e come la portano. Quindi, in sostanza, chiudendo, io mi sento di invitarvi a sfogliare il nostro mattone con mente aperta e curiosità. Noi cerchiamo, nei limiti delle nostre capacità, non di dare risposte, ma di aprire spazi di riflessione informata, perché questo è ciò che fa una persona preparata, raccogliere informazioni, pensare e darsi una propria risposta, sapendo che appunto lo scenario, il mondo, la storia ci sta chiedendo di abbandonare la condizione del bruco e di assumere quella di farfalla. Auguri a tutti voi e grazie per l'attenzione. Grazie al Presidente del Comitato Scientifico di Eurispes, Professor Alberto Battiacci. Prima di passare la parola al Presidente Gianmaria Fara, vorrei ringraziare la delegazione della Sardegna, della nostra sede regionale, cioè il direttore e tutte le autorità cittadine, che ospiterà a settembre la conferenza internazionale sui mercati del lavoro in Europa, a cui parteciperanno anche una folta delegazione del sistema sudasiatico. Quindi auguri a voi e lavoreremo insieme per fare questa evento, un'occasione di grande successo. È un riconoscimento molto importante per Eurispes. Allora, la parola al presidente dell'Eurispes, Gianmaria Fara. Grazie Marco. Buongiorno a tutti. Grazie per averci voluto anche quest'anno onorare con la vostra presenza. Piccola segnalazione, siamo nel 2022 e quest'anno facciamo 40 anni, perché l'istituto è nato nel 1982. Quindi
sono 40 anni. Il rapporto è arrivato alla 34esima edizione, perché il rapporto è nato nell'89, noi siamo nati nell'82. Diciamo, ci siamo riscaldati a bordo campo per 5-6 anni, poi abbiamo deciso di preparare questo rapporto Italia e di offrirlo al sistema istituzionale, al sistema politico, agli studiosi. Sono felice di vedere qua stamattina tanti visi e tante facce amiche che seguono il rapporto, alcuni addirittura dalla prima edizione nel 1989, e sono felice di vedere qua rappresentate tutte le istituzioni più importanti del paese. Qualcuno ha chiamato in istituto, adesso mi riferisco ai nostri amici del sistema marinaro, diciamo così, ha chiamato in istituto dicendo: ma possiamo venire in divisa estiva, quindi con la camicia a mezze maniche? Evidentemente noi all'esterno, diamo l'idea, secondo me eccessiva, di istituzionalizzazione. Naturalmente abbiamo detto: ma venite come vi pare, siete ben accetti e ben accolti. E sono istituzioni con le quali l'Eurispes collabora ormai da tantissimi anni. Vedo alcuni di voi, dei rappresentanti delle istituzioni, soprattutto le istituzioni militari o di polizia, che noi conosciamo, oggi sono ammiragli, generali di corpo d'armata. Noi li abbiamo incrociati, abbiamo cominciato a collaborare con loro quando erano capitani, maggiori, al massimo colonnelli, ed è secondo me una cosa molto molto importante, molto molto bella, questa di poterci, confrontare col passare degli anni e cercare di produrre sempre cose buone. Qui davanti a me c'erano delle persone alle quali io tenevo in modo particolare e che, testimoniano dell'impegno del lavoro dell'Istituto su un fronte molto importante, sul fronte criminale. L'ex procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e l'attuale procuratore nazionale aggiunto, Federico Cafiero De Lao e Giovanni Russo. Siamo a 30 anni dalla strage di Capaci. Io sono andato a rileggermi in questi giorni: ma noi che cosa abbiamo scritto quando accadevano queste cose brutte, terribili, è un trauma per il paese? Insomma, sono rimasto tutto sommato soddisfatto. Non avevamo detto cose sbagliate. Come direbbe qualcuno, ci avevamo preso, siamo sempre stati fiduciosi sul fatto che le istituzioni, le forze dell'ordine, la magistratura, insomma, sarebbero riuscite a dare delle belle botte, delle belle, scusate il termine poco elegante, le belle caraccate ai criminali e ai mafiosi. E questo, anche questo è un dato, secondo me, molto, molto importante. Cos'altro dirvi? Che abbiamo fatto 40 anni, ve l'ho detto, che il rapporto è alla 34esima edizione, ve l'ho detto, mi posso fermare qua e ringraziare Susi Montante per il suo impegno di turno, considerando sempre che senza di lei il rapporto non sarebbe possibile realizzare, perché l'unica persona tra di noi all'interno dell'istituto che ha la pazienza di seguire riga per riga, pagina
per pagina, un rapporto che arriva grosso modo a 1000 pagine e lo fa con una pazienza certosina. Insomma, ci sono delle giornate in cui, delle notti in cui si sveglia di soprassalto, devo controllare pagina 258, se no io cerco di metterla di metterla tranquilla, perché il rapporto è veramente intimamente, simbioticamente legato al suo impegno e alla sua capacità. Le cose, come dire, interessanti e importanti da sapere le avete sentite poco fa attraverso l'intervento di Marco Riceri e l'intervento di Alberto Mattiacci, presidente del nostro comitato scientifico. Io cercherò di aggiungere qualcosa anche per mettere una bandierina e segnare la posizione, perché in queste settimane, in questi mesi, non si capisce bene dove sta chi e dove, con chi si sta, insomma, è un po' problematico. Ho pensato che fosse dovere anche del nostro istituto, come dire, fare il punto nave e dire noi siamo qua, poi si vedrà. E la prima riflessione è che dopo quasi 80 anni di pace, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale nel nostro continente, siamo tornati ad essere testimoni di un'aggressione violenta di uno Stato ad un altro che scuote le coscienze di tutti noi. Anche gli ultimi decenni, se ci pensiamo bene, sono stati segnati da numerosi conflitti che si sono svolti anche in Europa. Pensate ai Balcani, con le guerre causate dalla disgregazione appunto della Jugoslavia, sia in altri continenti, in Medio Oriente, in Africa, in Asia, conflitti che in parte sono ancora in corso. Per quanto terribili anch'essi, nella nostra lettura questi conflitti hanno sempre avuto un impatto circoscritto, limitato a realtà lontane e motivati talvolta da ragioni per noi difficilmente comprensibili. Ma il quadro che si presenta con l'aggressione violenta della Russia all'Ucraina ai confini del sistema europeo ci porta tutti in un altro scenario. Uno scenario nel quale le tragedie umane della guerra si collegano al rischio concreto di una deflagrazione sempre più estesa e che coinvolge altre realtà e protagonisti europei ed extraeuropei, con la possibilità di uno scontro globale al limite di tipo nucleare, come purtroppo viene spesso evocato. Uno scenario nel quale, ammettiamolo, abbiamo paura, e chi non ce l'ha, insomma, evidentemente non è sensibile, e nel quale noi ci sentiamo esposti. Mai avremmo pensato di dover presentare il rapporto Italia in una situazione segnata dal sommarsi dell'emergenza della pandemia del Covid, una tragedia che, non dobbiamo dimenticarlo, continua a mietere centinaia di vittime ogni giorno, con l'emergenza della guerra che si è aperta inaspettatamente nel nostro continente. Come comunità italiana dobbiamo oggi riflettere anche per prendere coscienza dei limiti dei nostri sistemi conoscitivi. Un dato è certo, le due emergenze si sono rivelate al mondo come fatti sorprendenti, inattesi e imprevedibili. Questo è il punto su cui riflettere, pensando a quanto sia controproducente e lontana da ogni riferimento etico la posizione di chi ha giustificato i propri evidenti limiti di analisi e di conoscenza e previsione, definendo queste emergenze semplicemente come delle sorprese strategiche maggiori. Ricordiamo, come esempio, l'atteggiamento sul futuro che oggi ci appare di ingenuo ottimismo, con il quale il Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, presentò il 29 gennaio 2020 il programma di lavoro appunto per il 2020,
senza fare alcun riferimento in questo documento di base al virus del Covid-19 che si stava ormai già diffondendo in Europa. Nessuno dei tanti consiglieri di alto livello che operano con la Comunità Europea aveva espresso una qualche valutazione utile ad avvertire la Presidente von der Leyen della crisi pandemica che stava esplodendo in Europa e nel mondo proprio in quel periodo. Nel discorso tenuto lo scorso 3 maggio a Strasburgo, alla plenaria del Parlamento europeo, il Presidente Mario Draghi ha voluto tracciare le linee dei nuovi Stati Uniti d'Europa, dando indicazioni precise per affrontare l'attuale crisi che ha definito insieme umanitaria, securitaria, energetica ed economica, specificando quindi che le istituzioni che i nostri predecessori hanno costruito negli scorsi decenni hanno servito bene i cittadini europei, ma sono inadeguate per la realtà che oggi si manifesta. La pandemia e la guerra hanno chiamato le istituzioni europee a responsabilità mai assunte finora. Il quadro geopolitico, come tutti sapete, è in rapida e profonda trasformazione, quindi dobbiamo muoverci anche noi con la massima celerità. E dobbiamo assicurarci che la gestione delle crisi che viviamo non ci porti al punto di partenza, ma permetta una transizione verso un modello economico e sociale più giusto e più sostenibile. Abbiamo bisogno, continua Draghi, di un federalismo pragmatico che abbracci tutti gli ambiti colpiti dalle trasformazioni in corso, dall'economia all'energia alla sicurezza. Se ciò richiede, continua Draghi, l'inizio di un percorso che porterà alla revisione dei trattati, lo si abbracci con coraggio e con fiducia. Draghi ci dice che non dobbiamo avere paura del cambiamento, anzi in molte occasioni, come in questo caso, è necessario, serve, bisogna essere disponibili a cambiare e a modificare. Quindi un federalismo europeo che impegni gli Stati membri in maniera differente rispetto al passato su alcuni temi fondamentali per la tenuta stessa dell'Unione, quindi una difesa unica, nuove politiche di efficientamento e approvvigionamento energetico, revisione del patto di stabilità e delle regole fiscali, coordinamento comune nella gestione dei flussi migratori e infine una nuova apertura dell'Europa per accelerare l'ingresso nell'Unione non solo dell'Ucraina, ma anche di altri paesi ad est e per ultima, ma non ultima, la necessità di superare il meccanismo dell'unanimità nelle decisioni strategiche. Tutto questo lo dice Draghi, no? Io lo sto solo riportando. Ancora più importante il ruolo di dialogo e di mediazione che l'Europa deve occupare nello scenario internazionale. Bene, a ben considerare, la pandemia esplosa 2 anni fa ha in qualche misura preparato la strada al drammatico rigurgito bellicista di un Putin che ha approfittato dello stress e della distrazione generati dal Covid-19 per attaccare e riproporre le tradizionali istanze imperiali, prima zariste, poi sovietiche, che si ritenevano consegnate ai manuali della storia. Guerra e pandemia, in questo ordine, un secolo fa, erano intervenute a tempestare il globo con la conflagrazione mondiale prima e la spagnola a dare subito dopo un colpo di grazia aggiungendo 50 milioni di morti ai 17 prodotti dalla prima guerra mondiale. Dopo il 1918, con i trattati di Versailles, i paesi europei avevano solo spostato di un ventennio la resa dei conti. Il bagno di sangue della Seconda Guerra Mondiale, subito dopo l'edificazione della Cortina di ferro e la divisione in blocchi a loro volta, non avevano chiuso realmente un ciclo. Per far ciò era necessario che gli alleati nella lotta al nazifascismo producessero un più sano equilibrio di potere che non si basasse solo sulla deterrenza nucleare. Finalmente, nell'ultimo decennio del secolo scorso, il crollo dell'Unione Sovietica sembrava aver messo fine
ad un mondo bipolare, mentre all'orizzonte, a lunghe falcate, avanzava la Cina. Ci troviamo dunque, per ricollegarmi anche a quello che diceva Alberto Mattiacci poco fa, ci ritroviamo dunque in un momento di passaggio cruciale, in uno snodo della storia carico di indeterminatezza per il futuro, e questo vale particolarmente proprio per noi, per l'Europa. Andiamo con ordine, partendo dal Covid-19. In primo luogo va riconosciuto che il nostro Paese, così duramente colpito, ha saputo reagire grazie ad un'efficace mobilitazione del sistema sanitario nazionale, al costante presidio delle forze dell'ordine e delle forze armate, allo straordinario impegno per la campagna vaccinale di tanti volontari e di tante associazioni della società civile che hanno operato a supporto delle situazioni di maggior disagio, alla serietà e al rigore mostrato dalla maggioranza dei nostri cittadini. Tutto ciò si è verificato sotto la guida, gli appelli ed il continuo impulso del Capo dello Stato Sergio Mattarella e del Premier Mario Draghi, che hanno saputo far leva sui valori positivi del popolo italiano, consentendo di evidenziare, come è stato riconosciuto anche all'estero, che l'Italia c'è e che il meglio della nostra società si manifesta, come spesso è accaduto, nelle situazioni di maggiore difficoltà ed emergenza. Non va dimenticato poi, naturalmente, il ruolo dell'Europa. Nel contrasto alla pandemia, l'Unione ha affrontato e sta affrontando un percorso ad ostacoli che solo alcuni anni fa sarebbero risultati invalicabili. Tra i buoni risultati ottenuti, oltre al coordinamento delle politiche sui vaccini, il Fiscal Compact, anche se per ora sospeso, e la parziale condivisione del debito con il Next Generation EU. Questi elementi possono rappresentare la base per la nascita di quel federalismo pragmatico di cui parla Draghi. Questo percorso, il cui esito non è comunque pienamente assicurato, ha rappresentato e rappresenta il vero antidoto a quei populismi che a vario titolo e con diverse sfumature hanno attraversato quasi tutti i paesi occidentali. Tuttavia, il federalismo pragmatico di Draghi ha due grandi avversari, i nazionalismi e i sovranismi. Ma dobbiamo intenderci, i nazionalismi e i sovranismi, conditi spesso da xenofobia e accomunati proprio dall'attacco all'Unione Europea, affondano le proprie radici nella crisi dei sistemi economici e della rappresentanza politica che attraversa l'Occidente a partire dagli Stati Uniti. E cosa buona e giusta avere contezza di ciò che ha preceduto l'attacco dell'Armata Rossa al territorio ucraino, ma utilizzare pezzi del passato selezionati da un menù alla carta, secondo logiche di convenienza, ha come risultato solo quello di concorrere al beauty contest dei salotti televisivi. Qualche esempio delle contrapposizioni spesso sterili presenti nel dibattito attuale, ve li faccio. C'è una teoria, dato che l'Unione Sovietica è stata determinante per sconfiggere il nazismo, questo è universalmente riconosciuto, la Russia di Putin sarebbe pienamente titolata a definire nazisti gli ucraini che rifiutano l'abbraccio caloroso con la ex madrepatria. Oppure, l'Occidente ha fatto recentemente errori su errori e anche guerre sporche, non avrebbe titoli quindi per riproporsi come modello avanzato di vivere civile. Dall'altro fronte, sempre ideologico, si argomenta che l'Occidente ha sconfitto l'Unione Sovietica ponendo così fine alla guerra fredda, e conseguentemente la Russia non avrebbe titoli per reclamare una collocazione di rilievo nell'agone internazionale. C'è addirittura poi chi si impegna in paradossali discettazioni sulla resistenza ucraina. È vera resistenza, se voi seguite i dibattiti in televisione, insomma, di questo si parla. La resistenza ucraina non è come la resistenza nostra. L'unica vera, grande, unica resistenza è quella nostra. Tutto il resto è aria fritta, è una imitation.
E quindi la riflessione è qui, è vera resistenza, è più o meno resistenza della nostra tra il 43 e il 45, dopo aver riconosciuto quasi universalmente agli ucraini il diritto alla resistenza, possiamo o dobbiamo essere noi a decidere quanto debba durare e fino a che punto debba spingersi. Capita anche questo in una guerra vissuta davanti agli schermi, che macina quotidianamente decine e decine di ore di dirette televisive, animate da improbabili esperti o sedicenti professori e giornalisti che discettano di armi e non distinguono talvolta un carro armato da un vagone ferroviario. Si deve purtroppo constatare che certi interventi, certi personaggi impiegati a cottimo, che ci raccontano le loro visioni spesso strampalate e chiaramente preconcette sulla guerra e sulla geopolitica, stanno doppiando il presenzialismo di alcuni virologi al tempo del Covid. Dopo aver fatto il pieno di virologi, ora facciamo il pieno di tuttologi, pseudo esperti di politica internazionale e di strategia militare. Insomma, la guerra è in corso da 3 mesi e il primo augurio è che a breve se ne possa parlare al passato. Cessate il fuoco, tregua, non sappiamo, ma certo il primo obiettivo è quello di far tacere le armi e rispetto a ciò nessuno è esente da responsabilità. Presentando questo 34esimo rapporto vorremmo precisare alcuni punti essenziali in qualche misura di rimento. Primo, cercare la ripresa del dialogo con Mosca non può significare essere disponibili ad un compromesso al ribasso, ma certamente puntare ad un accordo possibile. Punto secondo. Ad operare in questa direzione non può che essere l'Europa, che pur in un quadro di coordinamento con gli alleati occidentali è il soggetto naturalmente più interessato e più direttamente esposto e conseguentemente ha il diritto e il dovere di agire in prima linea nella ricerca di una soluzione di ampio respiro. 3. In questo senso, il nostro dialogo con gli Stati Uniti e con la Gran Bretagna, che come sapete guidano le danze, deve essere allo stesso tempo diretto, franco e deciso. Un buon alleato è quello che espone chiaramente i propri obiettivi e le proprie priorità, convincendo gli altri delle sue buone ragioni. 4. Anche nell'auspicabile fase dell'avvio del dialogo devono essere mantenuti tutti gli impegni assunti a sostegno dell'Ucraina, compresi quelli degli approvvigionamenti militari. 5. Di conseguenza non ha senso discettare di armi difensive e armi offensive. Le armi sono armi, dipende dall'uso che se ne fa. È un po' come l'informazione, insomma. 6. Allo stesso tempo, lo stesso vale per le sanzioni economiche e commerciali che acquisteranno un peso nel corso delle trattative, il cui ammorbidimento scandirà e accompagnerà l'avanzamento delle trattative. Le sanzioni si possono anche revocare se le trattative avanzano. I dati di realtà, però, volendo rimanere ai fatti, ci dicono che senza il sostegno attivo umanitario ma anche militare verso l'Ucraina, questo paese già oggi non esisterebbe più come identità, come entità statuale. Bene, nel passaggio storico che stiamo vivendo, occorre, secondo noi, questo è un messaggio di carattere generale, ma insomma che vale anche per il nostro paese, anzi soprattutto, nel passaggio storico che stiamo vivendo, dobbiamo tutti operare per la costruzione di una buona società. E ciò significa, al di là di ogni possibile rigurgito o tentazione ideologica, agire per la identificazione e condivisione del punto di equilibrio di una vera coesione sociale. Dobbiamo lavorare per un nuovo patto sociale che si basi sull'affermazione, o meglio sulla riaffermazione di quei valori umani indicati dalla Costituzione italiana, sui rapporti etico-sociali, valori esplicitati come diritti e doveri alla solidarietà, come responsabilità verso se stessi e gli altri, come apertura al merito. Questi ultimi 2 anni, segnati prima dalla pandemia
e poi dalla guerra in Ucraina, hanno messo a dura prova il paese, ma nello stesso tempo hanno evidenziato la sua capacità, talora inattesa, di resistere e il valore di alcune delle sue componenti. Dopo la prima fase di incertezza, la guida sicura di Mattarella e il piglio decisionista di Draghi sono serviti a mandare a regime la macchina e il coinvolgimento dell'organizzazione militare con l'affidamento al commissario commissariale al generale Figliuolo ha fatto il resto. C'è evidentemente, come dicevo prima, un'Italia che funziona, che è in grado di esprimere una elevata qualità di azione, un'Italia che è qui è assolutamente ampiamente rappresentata da molti di voi. A produrre risultati lusinghieri sono stati il personale sanitario, medici ed infermieri, il personale militare, allo stesso modo il coinvolgimento della Ragioneria Generale dello Stato nella gestione del PNRR ha liberato energie e dispiegato capacità spesso trascurate. Sull'altro fronte, quello della guerra e del sostegno all'Ucraina, resta l'incertezza sulla tenuta del nostro sistema politico e sulla coerenza dei nostri partiti, che dopo aver quasi supplicato Draghi di assumere la guida del governo, sembrano oggi impazienti di liberarsene. E di fronte al comportamento di alcuni partiti e di diversi uomini politici, quando li sento parlare, mi viene sempre in mente il romanzo di Jean Le Carré, dal quale venne tratto il film Il Sarto di Panama. Il Sarto di Panama è insomma un bellissimo film da vedere, soprattutto da seguire per i dialoghi. C'è un agente segreto inglese, un sarto di Panama, l'agente segreto è interessato evidentemente ad avere informazioni, il sarto di Panama è interessato a farsele pagare, insomma il film è molto molto interessante. A un certo punto il sarto di Panama dice all'agente: amico mio, renditi conto, qui stiamo a Panama e in questo paese nessuna buona azione può rimanere a lungo impunita. Io credo che questa frase si attagli bene anche all'Italia. Grazie. Grazie al Presidente Fara, grazie a tutti voi, un grazie particolare ai ricercatori, Raffaella Saso, Valdazzi, eccetera, che hanno lavorato veramente a questo rapporto. L'ufficio stampa e tutto lo staff. Non so se vi siete accorti, noi abbiamo una tradizione. Il Rapporto Italia, la presentazione inizia di solito alle 11 puntualmente e finisce puntualmente a mezzogiorno e mezzo. Sono le 12:10, quindi avete 20 minuti di ricreazione.